Dalla manifestazione Side by Side a fianco dei migranti e rifugiati per rivendicare tutti insieme delle città e dei luoghi accoglienti, delle città e dei luoghi come personaggi che questi, come questi che vorrebbero fare il comizio oggi, non abbiano cittadinanza, perché gli stranieri sono loro. Allora siamo stati in migliaia a Chioggia insieme ai rifugiati e ai migranti per dire che le città sono sicure se hanno diritti per tutti, che le città sono sicure se valorizzano le differenze, che le città sono sicure se non sono attraversate da razzisti e fascisti. E dal ritorno da Chioggia tutti insieme abbiamo partecipato alla grandiosa mobilitazione di Macerata, dove una città e un paese hanno saputo rispondere a un pazzo fascista, che non è solo un pazzo, è un fascista, è uno che ha sparato a dei cittadini solo perché non gli andava bene il colore della pelle. Siamo andati tutti insieme, al di là dei diktat di partito, al di là dei gufi che hanno cercato di bloccare la manifestazione, e abbiamo riempito Macerata di temi diversi, di accoglienza, di ospitalità, di umanità contro la barbarie di chi predica razzismo e fascismo. E ancora oggi continuiamo con la strada e siamo in tantissimi ora in questo piazzale della stazione, perché non bisogna mai abbassare la testa, perché oggi si gioca uno scontro che si vuole costruire sulla pelle di chi arriva da altri paesi, quello che abbiamo fatto come italiani, come europei per secoli. Oggi si vuole predicare odio, oggi si vuole dire che qualcuno non ha diritto a cercare condizioni di vita migliori. Noi con questo non ci stiamo, perché crediamo sia giusto oggi, come sempre, respingere chi porta fascismo e razzismo. Crediamo sia giusto togliere spazi, togliere agibilità e togliere anche visibilità, perché troppe volte chi predica odio ha un po' troppo spazio, e le migliaia di accoglienze positive, le migliaia di esperienze, le migliaia di scambi spesso vengono tenuti all'oscuro di tutti. Noi oggi invece siamo visibili, siamo tanti, ci siamo presi un posto importante a Venezia, un posto dal quale vogliamo dire che il fascismo e il razzismo non passeranno, perché Venezia non è e non sarà mai il posto, il palcoscenico per fascisti, razzisti e sessisti, perché siamo qui per dire che il Veneto che accoglie, il Veneto che non respinge, contrapporrà sempre la sua idea, la sua voce, i propri corpi davanti a chi viene qui a predicare odio e intolleranza. Antifascisti sempre!